viene subito arrestato all'inizio della guerra come tutti gli altri tedeschi, ancorché lui ungherese, perché quando inizia la guerra anche quelli che erano contro il nazismo, invece di immaginare che avrebbero potuto dare un contributo contro i nazisti, in quanto presunti tedeschi bisognava internarli, no? Tutti gli antifascisti tedeschi presenti in Francia furono internati nei campi del sud della Francia. Allora Anna si trasferisce con i due figli a Pamiers, e io in contatto sempre con il figlio di Anna, che era del 25 ed è mancato, come vi ho detto poco fa, mi è capitato una volta di tenere una conferenza non lontano da Pamiers, quindi sono andato a Pamiers a vedere la loro casa, così come sono stato poi una volta a Città del Messico a vedere le due case dove ha vissuto Anna Seghe. Sono fatto tutto questo giro, quasi pellegrinaggio nei luoghi di Anna, e da Pamiers devono raggiungere poi Marsiglia, e da Marsiglia prendono la nave per gli Stati Uniti. Io ho il certificato di espulsione dei Seghers da New York, cioè loro arrivano dove arrivavano gli immigrati italiani, no? Cos'è Long Island, lì dove attraccavano, e poi dopo, poiché la figlia aveva una miopia più forte della mamma, ma pensavano in realtà che avessero dei disturbi psicologici, loro che avevano visto l'ingresso negli Stati Uniti avrebbero raggiunto il Messico via terra, perché li aspettava in California Bertolt Brecht con la moglie Helene Weigel. In realtà devono andare direttamente in Messico. Arrivano in Messico nel settembre, se ricordo bene, sì, settembre, fine agosto, inizio di settembre, nella biografia lo racconto, del 41. E quindi noi ci troviamo ancora una volta in alcuni mesi, quelli finali del 41, in cui le tre amiche sono di nuovo insieme. E per le ragioni del 39 non stanno a raccontare che si incontrano, ma sicuramente non ho dubbi che si siano incontrate. Il problema è che Tina soffriva di cuore e aveva visto troppi orrori, troppe violenze in Spagna. Così che tre mesi dopo l'arrivo di Anna Seghers, Tina Modotti, il 5 gennaio del 42, muore. Di infarto. Le parole, cercherò di non commuovermi, già mi commuovo. Le parole che lascia scritte Anna Seghers, che giustamente Christiane Berkhauser, che è una biografa seria, mette all'inizio, a esergo del suo libro, sono bellissime e ci dicono anche della profondità del sentimento religioso di Anna, che non era un sentimento clericale, ma che era il perpetuo, permanente richiamo alla bellezza di queste parole. Attenzione, parole che non solo lei aveva sentito, Anna era ebrea nella sua famiglia ebraica, ma il padre era amministratore dei beni del Duomo di Magonza, quindi Anna racconta di quando il padre la lasciava su una panca di questa chiesa, tra letture, messe, incensi, colori, riflessi, opere d'arte. Non sarà un caso che Anna Seghers si laureerà in orientalistica, ma poi con una tesi comunque sui poveri nei dipinti di Rembrandt, della scuola rembrandtiana, cioè storia dell'arte. Scrive Anna Seghers per la morte dell'amica. I nostri amici dicono che Tina è morta. Non ho forse visto con i miei occhi la terra gettata da diverse mani sulla sua tomba? Non ho forse visto io stessa il suo viso minuto e taciturno nella bara? Ma Tina è sempre stata silenziosa, perciò mi sembra che il suo silenzio sia ora solo più duraturo. Certo, un giorno siederà zitta e pallida in un angolo della nave che ci riporterà ciascuno al suo paese d'origine. Tina avrebbe voluto andare a salutare la madre e la sorella a Trieste, ma già quando era a Berlino fu informata dal Movimento Comunista Internazionale che i fascisti non vedevano l'ora di arrestarlo. Così che lei, scappata nel 13 dalla povera terra del Friuli, non potrà mai più rimettere piede in Italia, e non l'ha più messo perché la sua tomba è a Città del Messico.
si riporterà ciascuno al suo paese d'origine. E qui ci sono i richiami evangelici di Anna. Quando i muti parleranno, quando i ciechi vedranno, quando gli ultimi saranno i primi, quando i nostri morti, i morti del movimento comunista mondiale, risorgeranno, la piccola silenziosa ombra di Tina, piena di tristezza, verrà salutata con entusiasmo dal suo popolo. E insomma, questa è la storia di Tina. Restano ancora insieme dal 42 al 46 a Città del Messico Frida, sempre più malata, e Anna. Poi nel 46 Anna, passati 5 anni dal suo arrivo in Messico, alla fine del 46, quindi all'inizio del 47, perché il problema dei documenti è sempre esistito per tutti, no? Anna Segers nasce tedesca, dell'impero tedesco, poi diventa cittadina della Repubblica di Weimar, poi si sposa nel 25 e diventa cittadina ungherese, con un enorme problema, perché suo marito in Ungheria dovrebbe essere fucilato se tornasse, perché dopo la Repubblica dei Consigli dal 20 in Ungheria è diventata una dittatura fascista, che però fa finta di reggere la monarchia asburgica che non c'è più, e il reggente è un ammiraglio che è senza mare, perché l'unica acqua che c'è in Ungheria è il Balaton, che è alto al massimo 2 metri. No, e quindi insomma e quindi è vero che l'Ungheria nel 46-47 stava diventando un paese socialista, ma c'era un problema molto complesso. Loro avevano documenti che ormai si erano slabrati, i loro documenti non gli erano stati più rinnovati di fatto dagli anni 30, e quindi avevano dei documenti che si trascinavano da anni. Quando il figlio di Anna decide di andare a studiare a Parigi con i Joliot-Curie, sarà il console francese a fargli un lasciapassare per permettergli, con quel pezzo di carta stracciato ungherese, la possibilità di tornare in Europa. Anna invece, accedendo alla legge messicana, attende il gennaio del 47 per avere il passaporto messicano, e quindi tornare da messicana in Europa. Ovviamente torna in Europa per scoprirà ovviamente a Magonza che la madre è morta nel campo di concentramento di Majdanek, vicino a Lublino, dove io sono stato, portando un fiore per la mamma di Anna e per tutte e tutti coloro che là sono morti. E poi procede per Berlino, dove poi diventerà la fondatrice della Germania Socialista, la presidentessa degli scrittori della Germania Socialista. Prima di partire sicuramente ha salutato Frida. Frida e Anna non si vedranno più, perché le condizioni di Frida le impediranno di venire in Europa. Ma Frida, Anna e Diego Rivera fanno parte del Movimento Mondiale per la Pace. E Diego Rivera e Anna Segers si incontreranno anche dopo il 47, e sempre Anna chiederà a Diego notizie di Frida. E quindi questa storia, questa amicizia continuerà. Abbiamo certezza che nell'incontro del 48 a Wroclaw, Breslau, Breslavia in italiano, ci sarà un incontro proprio tra Diego e Anna per parlare di Frida. Ecco, questa è la storia di queste donne. Frida morirà il 13 luglio del 54, 44 anni secondo lei, 47 secondo un'anagrafe che lei non voleva ricordare, stretta dai dolori e dalle difficoltà della sua vita. Anna si spegnerà molto più tardi, il primo di giugno del 1983. Ecco, io credo, spero di avervi restituito la storia di tre grandi donne, che è anche la storia di una grande, sincera, profonda amicizia. Un'amicizia tra tre donne che si amavano, si volevano bene, si stimavano. Io tengo queste conferenze perché mi piace così, la verità, insomma. Spesso su queste donne vengono dette cose che sono molto lontane da quello che passava nella loro mente e nel loro cuore. Se con grande modestia posso fare il possibile
per restituire a queste donne i loro valori, la loro vita e la loro intraprendenza, beh, credo che sia qualcosa di bello, perché sono tre donne che hanno davvero tanto da insegnarci ancora oggi. Grazie. Ovviamente sono sempre ben contento di rispondere alle vostre domande, non scappiamo. Scusate se io mi commuovo un po', ma ogni tanto mi commuovo. Quando parlo di queste donne, insomma, è difficile almeno per me non commuovermi, nel senso che sono veramente delle donne capaci di darci tanto, di mostrarci una grande umanità, un desiderio di uguaglianza, di amicizia. Ecco, insomma, tutti i valori che oggi sembrano così lontani dalla nostra quotidianità, no? E quindi questo slancio, questa voglia di volersi bene, di stare insieme, di sentirsi uguali, perché guardate che quando in Francia e in Inghilterra le cosiddette democrazie liberali c'erano le colonie con gli africani sfruttati e uccisi e irrisi dalle vignette dei giornali, solo a Mosca, solo nella Mosca di Stalin, gli africani, gli asiatici come Ho Chi Minh potevano parlare dalla tribuna di un assise, di un'assemblea pubblica, al pari di tutti gli altri bianchi. In altre parti del mondo, negli anni 20 e 30, questo non succedeva. Questo almeno va ricordato. Ecco. Prego. Non abbiate timore, io sono sempre, tutte le domande sono sempre benvenute. Prego, prego, dica. No, c'è un dentito. Beh sì, dice l'amica qui in prima fila che è un po' sconvolta. Ma sì, perché queste sono storie belle che non vengono raccontate con il sentimento e il rispetto che meriterebbero, no? A me dispiace molto quando tre grandi donne come queste vengono strattonate di qua e di là, vengono piegate ad altro da quello che era la loro volontà, che era la loro cultura, che era il loro sentimento, che era quello che loro facevano, quello in cui loro credevano. Ecco, questo modo di fare di oggi, no? Io sono stato a Padova, c'erano solo i libri di Cacucci, Frida Kahlo era la surrealista trotskista, cioè, questo ha detto l'assessore alla cultura, e io ero lì un po', mi arrabbiavo, ma cosa volete che dica, facevo finta di niente, cioè, questi grandi personaggi, Anna poverina è dimenticata, ma Tina ogni tanto arriva, si vede qualche sua fotografia, ma Frida Kahlo è diventata una specie di icona, no? Come Che Guevara, no? Che Guevara era uno che è morto con la foto di Stalin nel taschino, era uno favorevole ai fatti dell'Ungheria del 56, insomma, Che Guevara era una cosa un po' diversa da come... Oh, prego, c'è una domanda, da come veniva raccontata, prego. Se ci può dire brevemente, cioè, come viene utilizzata adesso Frida Kahlo, cioè, come viene strumentalizzato, raccontata, no? Lei l'ha raccontata così. Sì, sì, no, ma lei, cioè, se lei è capitato di andare a qualche mostra, di vedere qualche servizio in televisione, di leggere qualche articolo sui quotidiani... È stato anche un film... Sì, anche il Fige. Molto romanzato. Sì, ma allora, Frida Kahlo ha fatto l'amore con Trotsky, sì, ma non è che se uno fa l'amore una volta con uno è diventato seguace dell'ideologia di quel signore, insomma, no? Ovviamente il film, come dire, quel film io lo ricordo bene, è uscito 10-15 anni fa, ma il vero problema è che da un lato quel film è stato positivo perché ha fatto conoscere Frida, no? Perché queste grandi opere, come dire, di larga diffusione hanno questo vantaggio. Dall'altro ha, come dire, già nella sceneggiatura, prima ancora che nella realizzazione, strutturato, solidificato
una serie di aggiustamenti che servivano per trasformare il personaggio di Frida in qualcosa di diverso da quello che era. Ovvero? Ma veda. No, così. No, ma veda, a mio giudizio, parlo da storico, il fatto più grave, è che noi cerchiamo di leggere o di attribuire o di mettere su questi personaggi del passato le nostre categorie del presente. Oggi la militanza politica, almeno nella nostra società occidentale, è una roba che quasi fa ridere, non la fa quasi più nessuno, non interessa quasi più nessuno. Chi sta nelle istituzioni spesso lo fa per motivi vagamente personali. Immaginare che possa essere esistita un'epoca nella quale l'adesione a un partito, nello specifico il Partito Comunista delle varie nazioni, che erano sezioni dell'Internazionale Comunista, che aveva, come dire, un carattere totalizzante rispetto alla vita dei suoi aderenti, è qualcosa per noi di lontano, oserei dire forse anche stravagante, o perlomeno comunque difficile da capire. Queste tre donne erano tre militanti, e quindi prima di tutto, quando si alzavano la mattina, avevano piena consapevolezza del loro ruolo all'interno di quello che si chiamava Movimento Comunista Internazionale. Quello che si fa, fatemi dire un'altra battuta che racconto della biografia di Anna, no? Cioè, andare alle riunioni di partito non era una cosa così, ci vado quando c'ho voglia o quando mi fa comodo, ci dovevi andare, ogni tanto Anna non ci andava. Willy Bredel, che ha scritto il primo libro sui campi di concentramento, perché nei campi di concentramento per primi nel 1933 ci sono finiti sindacalisti comunisti, lui è riuscito a scappare e ha fatto un libro che io ho editato da qualche anno in Italia, si chiama La Prova, che coordinava il gruppo di Parigi o di Città del Messico. A un certo punto sgrida Anna perché non va a qualche riunione, e lei scrive in risposta una lettera che ho pubblicato, molto bella. Dice Anna: amico mio, tu avrai sempre qualcuno che ti cuce un bottone e ti prepara la minestra, ma io tengo pure un marito che è militante come me, come te, e pure due figli, quindi ogni tanto non ce la faccio. Ora, questo per dire che cosa? Che Frida Kahlo, cioè, allora, come viene presentata oggi Frida Kahlo? Una straordinaria pittrice surrealista che raccontava i suoi sogni, e così, finita. Frida Kahlo era una pittrice che raccontava la sua realtà, che non era surrealista ed era prima di tutto una militante comunista. Capisci che è un po' diversa, no? Quindi questo è il vero problema. Ma è ovvio, ma ascolta, io ero a Padova, sono stato invitato a questa conferenza stampa, in realtà il sindaco e l'assessore alla cultura l'hanno trasformato in un evento cittadino. Era il 14 di febbraio. Io sono arrivato leggermente tardi, perché poi queste conferenze stampa so che sono un po' noiose, non ho più trovato da sedere. C'era un'aula magna piena. È evidente, come dire, che il messaggio che puoi... Se l'assessore avesse detto: Frida Kahlo era una militante comunista, non è mai stata surrealista, ma anzi non dipingeva neppure i suoi sogni, ma solo la sua realtà, perché in fondo aderiva a modo suo al realismo socialista, che era l'ideologia artistica del movimento comunista del XX secolo, per me metà delle persone della sala si sarebbero alzate e se ne sarebbero andate. Questo è il vero problema, no? Cioè, noi abbiamo, cioè, la verità fa difetto laddove la necessità di chi racconta le cose le vuole che esse siano raccontate con la comodità di aggiustare i fatti secondo quello che è il sentimento dominante. Io non faccio colpa a nessuno, intuisco che se uno fa una mostra e la vuole promuovere nella società di oggi deve dire un certo tipo di cose. Però evidentemente quelle cose non corrispondono a quella che è stata la vita, l'opera e il pensiero della persona in argomento. Quindi Frida Kahlo non era una surrealista. E poi sa qual è il vero problema? Noi viviamo, soprattutto qui in Occidente, ma in generale in questa nostra epoca, in un'idea in cui l'artista è un artista.
L'artista è solo un artista, è un individuo individualista artistico, lui che lo fa per emergere. Quelle tre donne lì ragionavano in tutta un'altra maniera, perché si sentivano parte di qualche cosa di più grande. Questo oggi è difficilissimo da capire, da comprendere, cioè l'idea che essere artisti non è un atto iperindividualistico, ma può essere il seme di un'azione collettiva. E anche questo è un concetto generale che evidentemente riguarda queste donne e molte altre e altri militanti del XX secolo, ma che ovviamente viene nascosto, non può che essere nascosto, perché, come dire, il lettore di Repubblica o del Corriere della Sera o colui che ha visto il film di Frida Kahlo che lei citava prima non può che rimanere estraniato, cioè, come dire, il modo in cui questi artisti vengono proposti nel nostro tempo presente non è una ricerca di fedeltà a quello che loro hanno detto e hanno fatto, ma è un accomodamento rispetto a quello che è il pensiero dominante. Questa è l'operazione che avviene. Io ovviamente non mi ha mai invitato, io sono il biografo di Anna Segers, ho studio da anni la vita tanto di Frida Kahlo quanto di Tina Modotti, ma mi ha mai visto in qualche televisione invitato a parlare di loro? No, e non lo farà mai nessuno, perché le cose che io ho avuto il piacere di dire a voi oggi sono in realtà cose che al di fuori di ambienti preziosi e amichevoli come il vostro, e vi ringrazio di essere qui in così tante e tanti, non si possono dire, perché dirle fuori da un ambiente amichevole come questo degli amici della Casa Russa significa dire delle cose che sono scomode. Io ho tenuto una conferenza online, perché non potevo andare, ero a Roma, in Lussemburgo, a distanza, su Sankara, Lumumba e l'Africa, ieri e oggi. E ho spiegato che l'Occidente ha rubato fino a ieri le materie prime, mentre oggi i cinesi e i russi le pagano, costruiscono infrastrutture e vendono pure cellulari che hanno una batteria che dura 5 giorni invece che 12 ore e costano 20 euro. L'organizzatore mi ha ringraziato, ma mi ha anche segnalato che mentre lui sperava che io potessi anche andare in presenza in Lussemburgo, ho detto se volete, o fare altre conferenze, gli altri del direttivo di questa organizzazione hanno detto che non mi vogliono più sentire. Quindi io non ho problema, capito? Non è che mi agito, ma è evidente che... Le medaglie. No, ma io guardi, io tengo conferenze da 30 anni e scrivo libri da 25, ne ho scritti più di 60, io sono molto sereno e tranquillo. Non ho nessuna pretesa, non chiedo nulla, sono molto felice di essere qui in questo bel pomeriggio che potevate andare al mare, c'erano 22-23 gradi, e essere qui insieme, chiacchierare insieme di cose belle e importanti. Però quello che voglio dire all'amico che fa la domanda è evidente, cioè se tu le cose le racconti in un modo che non è quello, come dire, che segue il modello culturale liberal dominante. Io sono un marxista, lo sanno tutti, poi c'è qualcuno che me ne dice di tutti i colori, ma si sa chi sono, come la penso, cosa ho scritto, cosa ho fatto. Allora, se tu non sei nel solco di quel pensiero liberale, se tu dici, ma non si può più parlare neanche di Che Guevara, nessuno mi vedrà mai parlare di Che Guevara, capito? Perché se tu dici, ma guarda che Che Guevara è morto con la foto di Stalin nel taschino, già dici qualche cosa che dà fastidio a tutti, non si può più dire. E quindi questa è la verità. Poi sono appena tornato dalla Russia, se tu vai nei luoghi dei centri di ricerca russa, non trovi solo professori russi, li trovi dell'India, del Sudafrica, del Brasile, tutti che studiano la figura di Stalin e che evidentemente è più ricca e complessa del giudizio normalmente negativo che si utilizza qua da noi in Occidente. Ma se tu volessi fare un discorso più articolato sul segretario del Partito Comunista Sovietico dal 23 al 53, subito vieni, come dire, emarginato, perché
La costruzione è: lui era cattivo, il comunismo era cattivo, Putin è come Stalin ed è cattivo pure lui, no? È tutto un meccanismo che si autoalimenta. Cioè, noi viviamo in una società in cui il razzismo contro i russi e i cinesi, la Russia e la Cina, l'odio antirusso e anticinese è diventato una moneta quotidiana del sistema mediatico informativo. Permettetemi, se non c'è un'altra battuta, di raccontare questa storia del fatto che è stato rieletto Xi Jinping. Cioè, allora, Xi Jinping è stato rieletto segretario del Partito Comunista. Oggi nell'ordine sono riuscito a leggere i seguenti titoli, no? Perché poi certe volte uno dice, ma è possibile? Sì, sì, è possibile. Allora, vado un attimo sulla mia pagina Facebook, tanto è a disposizione di tutti. E allora, nella Cina comunista il potere di Xi è assoluto. Corriere del Ticino. Repubblica, no aspetta, Repubblica è bellissima. Xi Jinping, il principe rosso, diventa imperatore. Allora io mi permetto di. Io ho scritto, di assoluto c'è solo la pochezza, dico, del Corriere del Ticino. In Cina c'è un Parlamento. E lo stesso Partito Comunista Cinese ha regole ben chiare e ben definite dai suoi statuti. Xi Jinping è scelto per volontà popolare, non ha nessun potere assoluto imperiale. Tra i commenti ce ne sono di divertenti, di amici. La retorica dell'imperatore, dice Stefano Sacchini, piace e si presta bene alla narrativa della Cina dispotica e minacciosa. Anche se la Cina diventasse una democrazia liberale di stampo occidentale, la nostra visione distorta non cambierebbe, una civiltà subdola e minacciosa da guardare con sospetto. E poi ancora un altro commento. Leggere titoli del genere ti fa pensare ad un rotocalco stile novella 2000, invece sono delle testate giornalistiche nazionali. Cioè, questo è il livello ormai, no? Quindi è così, no? Cioè, qualsiasi cosa che tu cerchi di dire che non sia esattamente dentro, anche perché poi parliamoci chiaro, tragicamente noi credo siamo tutti qui, lo diciamo, lo ribadiamo, noi vogliamo la pace, noi siamo per la pace, ma il vero problema è che c'è qualcun altro che vuole la guerra, esatto. C'è qualcuno che vuole i cannoni della NATO pronti a sparare. Allora, questa è la tragica realtà nella quale noi viviamo. Noi viviamo in un'epoca di guerra tragica, nella quale lo spazio per idee che non siano quelle che sostengono il tempo di guerra non sono tollerate. Quindi immaginati tu, no, poi a livello culturale, come dire, deve sempre passare questo meccanismo per cui se delle opere di un artista, i quadri di Frida Kahlo sono belli, bisogna esporli raccontando che lei era una simpaticona, era una libertaria, poi adesso si divertono, era bisessuale, si inventano tutti bisessuali, si inventano robe stravaganti che non c'entrano, ma basta leggere il diario di Frida Kahlo, non ha mai amato una donna, ci sarà dato un bacio, vabbè, succede nella vita, ma come dire, no? Ma anche il povero Umberto Saba, no? Il 9 marzo non solo è nato Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, ma è nato anche Umberto Saba, uno dei più grandi poeti italiani del mondo. Perché l'ho letto, l'ultima biografia di Saba edita per Mimesis, l'ho scritta io, ma forse ce n'è stata qualcuna dopo, non ricordo. Saba perché è straordinario? Perché nella sua prima poesia del 52, del 1902, Ammonizione, che fa il bel nuvolo rosato, acceso e vagheggiato dall'alba del dì, no, cangi tue forme, poi lui gli dice, anche tu scolorirai, giovane, insomma, c'è sempre un po' di malinconia dentro le poesie di Saba. Alle sue ultime poesie del 53, 54, 55. Saba è l'unico scrittore della storia dell'umanità che scrive un romanzo lungo più di mezzo secolo in forma di poesia con un unico argomento, la sua città di Trieste. L'argomento di questo romanzo poetico lungo più di mezzo secolo, che è un'opera unica nella storia dell'umanità e si intitola Il canzoniere, è Trieste. Il nuvolo acceso e vagheggiato sta Trieste, è una delle sue ultime poesie, Passioni, non ricordo più, c'è tutto, c'è il cuore batte a sinistra,
Ma ieri sera a Radio Rai 3, non so se l'avete ascoltato, ha fatto in diretta un bello spettacolo di Kovacic dal Politeama di Trieste dedicato ai 140 anni di Samba. Ovviamente non hanno detto che Umberto Samba era comunista, l'ha detto en passant. Ma Umberto